un attacco pretestuoso che nasconde motivazioni esclusivamente economiche. Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei accusa gli Stati Uniti. La decisione di dichiarare l'emergenza nazionale per minaccia tecnologica è un escamotage per colpire le aziende cinesi con sanzioni dannose. Limitare Huawei dal fare affari negli Stati Uniti non renderà gli Stati Uniti più forti o sicuri. Al contrario, si legge in una nota della società, la misura danneggerà solo gli utenti. La Cina ha sottolineato più volte che il concetto di sicurezza nazionale non dovrebbe essere abusato e non dovrebbe essere usato come strumento per il protezionismo commerciale, ha dichiarato il portavoce del Ministero del Commercio cinese. La Cina spera che gli Stati Uniti rispettino le regole del mercato e creino un ambiente commerciale equo, trasparente e prevedibile. Con il decreto di emergenza nazionale, Donald Trump impedisce alle aziende statunitensi di utilizzare apparecchiature di telecomunicazione prodotte da aziende che presentano un rischio per la sicurezza nazionale. Non viene citato alcun marchio, ma l'affondo nei confronti di Huawei, finita nella lista nera con 70 sue affiliate, è palese. Alle società, nella cosiddetta Entity List, viene impedito, tra le altre cose, di acquistare componenti da imprese statunitensi. Dalla Casa Bianca anche pressioni sull'Europa perché Huawei non svolga un ruolo chiave nelle reti 5G, in particolare nel Regno Unito. Se sarà d'aiuto, firmeremo un accordo antispionaggio con il governo britannico. Ci sono meccanismi già in atto nel Regno Unito. Infatti, secondo il National Cyber Security Center, è l'attività più rigorosa a livello globale. Per certi versi, gli Stati Uniti hanno investito poco nel 5G, se si fa il confronto con il Regno Unito, che ha posto il 5G al centro della strategia industriale. Con molti paesi dell'Unione Europea che quest'anno si preparano a mettere all'asta le licenze 5G, l'Europa è diventata campo di battaglia economica. Huawei, con la sua tecnologia di nuova generazione, ha dichiarato che difenderà i suoi interessi negli Stati Uniti e in qualsiasi altro paese.